Amici ed amiche, un caro saluto a tutti e benvenuti in questo appuntamento con la serie Dalle stalle alle stelle. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, ma anche due link, uno che vi permetterà di acquistare giochi scontati multipiattaforma fino al 70% e naturalmente potete acquistare il vero cibo biologico italiano dalla azienda agricola I Piani Bio. E vai. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Wella, Gaia carissima, buongiorno a te e bentornata nel canale Tuz. Vediamo se riusciamo a ripristinare anche i sound alert. Allora, si vede che è parecchio tempo che non rifaccio la procedura. Facciamo tutto in diretta. Tutto in diretta. Allora, cara Gaia, è un piacere riceverti, leggerti. Qui sempre presenti la nostra mitica Gaia, che appena riusciamo facciamo una bella sbattutella di manis. Allora, andiamo subito. Dove che l'abbiamo messi? Vediamo un po'. Ecco qua. Allora, riposizioniamo la stringa e chi più ne ha più ne metta. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se è tutto a posto. Dovrebbe essere tutto a posto. Allora, facciamo un test. Vediamo se sbattono le manine. Niente, non sbatte le manine. No applausi, va bene, non è un problema. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti. Allora, per gli amici di YouTube, naturalmente è una serie un po' più datata. Allora, mi sono portato avanti ovviamente alcuni lavori off camera. Ho cambiato anche le attrezzature, difatti non abbiamo più il Kamaz, ma abbiamo questo MAS. Allora, questo qui funziona con la Interactive Control, con la IC, che naturalmente trovate sia nel mod hub ufficiale, ma anche nel mod hub esterno. Io al momento purtroppo non sono riuscito a far funzionare la IC, quella lì, del mod hub ufficiale, e sto utilizzando uno di un mod hub esterno. Ovviamente il sito internet è kingmods.net. ecco qua, vi faccio vedere questa mod di questo camion. La trovate nel mod hub ufficiale, quindi io vi consiglio di scaricare la mod IC Interactive Control, e ovviamente avrete anche l'opportunità di poter trovare anche delle mod nel mod hub ufficiale, ma anche nel mod hub esterno, che vi permetteranno di fare alcune azioni particolari. Vi faccio vedere che questo qui apre anche il cassone, fatto veramente bene. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuta è che se ci fosse stata l'opportunità di poter
svuotare il cassone uscendo dal mezzo. Mi rendo conto che però evidentemente gli sviluppatori della mod non ci hanno pensato. Comunque, il mio consiglio è questa, per renderla anche più realistica. Poi ho cambiato la trebbia. Questa qui è una mod che trovate nel mod hub ufficiale, è il pack della New Holland, che vi permetterà con la serie 6 di poter cambiare, vi faccio vedere nelle configurazioni, vi permetterà di aggiungere anche i cingoli al mezzo. Allora prendiamo serie 6, dov'è? Ecco qua, ecco, questo vi permetterà di poter aggiungere i cingoli. Ovviamente questo funziona solo con la serie Trelleborg. Qui poi si può aumentare anche la potenza del mezzo, e attenzione, perché man mano che cambiate il tipo di motorizzazione, ovviamente aumenta anche la capacità di accumulo. Quindi c'è il serbatoio che da 11.500 litri arriviamo alla serie 990 con 13.200 litrozzi. Tanta roba. Poi sono cresciute le gallinozze, ragazzuoli. Ho preso due rocchignos, due gallozzi che hanno ravvivato un pochettino il pollaio, e naturalmente hanno fatto veramente un sacco di uova, le uova. Questa fontanella, beh, gli amici di YouTube conoscono già, questa la trovate nel mod esterno in kingmods.net. Poi che altro vi devo far vedere? Beh, poi ho cambiato la maggior parte dell'attrezzatura, quindi ho venduto il Fiat di Peppe 978, il mitico Peppe 978, che saluto. Ok Gaia, buona carica pappatoria, grazie per essere passata. E qua non ho capito perché non partono gli applausi qua. Comunque, cara Gaia, thank you so much, un bacione cara, e buona carica pappatoria. Io qua sto totalmente improvisation, quindi approfitto anche per salutare tutti gli amici che in questo mio periodo, diciamo così, di lunga pausa, di assenza, si sono preoccupati con me. E ragazzi, tutto a posto, non vi preoccupate, ma avevo notato che i miei contenuti erano diventati molto molto scadenti, per cui chi mi conosce sa che non mi piace essere un pochettino così superficiale. Ui, Luciano, guagliù, è passato Luciano, mannaggia, peccate che non mi fa funzionare qua gli applausi, perché non ho capito per quale motivo. Ma voi li sentite gli applausi, ragazzi? Li sentite? Io qua non li sento. Vediamo un po' se è cambiando una modalità. Allora, vediamo un attimo. Ah, forse ho capito perché. Attenzione. Vediamo un po' se funziona. Niente. Non ne volevo proprio sapere. Vabbè. Poi off camera mi aggiusto un po' di cose qua, perché effettivamente è parecchio che ci manco, più di 3-2 settimane. Allora, vediamo, facciamo un attimo mente location. Ah, se sentite, allora può darsi che sta sull'altra linea di output. Ok, va bene, allora devo capire solo meccanismi. Allora, vediamo un attimo una cosa. Qui ci sta. Ok. Mi sembra tutto a posto.
fatta apposta. Spero lo stesso di te, Luciano. Voglio che stai buona. Un altro applauso, anche se non lo sento. Vai. Allora, eccoci qua, siamo tornati. Allora, mi ero scordato di riattivare la webcam dopo aver fatto partire lo spot radiofonico di Piani B. Naturalmente, amici di YouTube, voi come sempre nella descrizione del video trovate il link, mi raccomando, acquistate con fiducia. Ui, chi ha l'orecca? Eman nell'orecchio. Anche se non lo sento in cuffia, applausi. E tuzzo e tuzzo, aiù, è arrivato il Cayman Lore. Chi è Lore? Cayman Lore, hop back, è arrivato lo Cayman. Allora, mo vediamo un attimino cosa c'è da fare. Ah, scusatemi un attimo, io sto perdendo un po' quella strana abitudine, la buona abitudine. Si vede che ci manco da un sacco di tempo. Allora, facciamo così, facciamo un po' di SO. Allora, iniziamo con il mitico Cayman Lore, il re dei ribaltoni. Ale. Poi andiamo con Mr. Luciano. Yeah. Luciano, 10 punti. Poi passiamo alla nostra Gaia. Gaia Kase. Ale. E sbattutella di mani che io non sento. Devo vedere un po' la situazione. La situazione. E tuts, e tuts. Tuts, tuts. Allora, ecco qua. Devo piano piano devo ripristination tutto caos. E saluto naturalmente anche Mister La Zappa Storta. Thank you so much. E chi altro devo salutare? Comunque vi saluto a tutti quanti. Ah, saluto a Morino, Mister Aiea, ragazzi. Allora, vediamo un attimino qualche contrattino. Ah, intanto io qua devo raccogliere frumendo. Lasciamo una bella raccolta di frumendo. Oh, oh. Le gallinozze qua si sono date dalla pazza gioia. C'ho le galline dalle uova d'oro. Queste le hanno prodotto in un anno e mezzo di gioco, ragazzi. Comunque il rocchigno qua si è dato da fare. E banda le ciance, ciancia le bande, iniziamo a faticare, coppi di gamba. Vai! Ovviamente amici di YouTube, vi invito a passare nel canale del nostro Cayman Lore, ad iscrivervi, attivate le notifiche mi raccomando, e soprattutto se non vi siete iscritti a questo canale, amici ed amiche di YouTube, ma anche amici ed amiche di Twitch, fatelo perché è totalmente gratuito e naturalmente permettete da questo piccolo canalozzo, come dice il fringuellozzo, di crescere un pochettino. E ovviamente sempre massimo rispetto. Allora, per gli amici di YouTube ovviamente vi consiglio di scaricare la mod che si chiama Stromi, che vi permetterà durante le missioni di poter raccogliere la paglia e di poter guadagnare un extra vendendo le balle o la paglia sciolta. Poi vi faccio vedere una chicca, ragazzuoli. Per quanto riguarda la mod GPS, che trovate sempre nel mod hub ufficiale, ho scoperto una nuova funzione, ovvero a più capezzagna. Facendo questo ci dirà l'angolazione eventuale
che noi vogliamo modificare. Noi partiamo con 0 e vediamo, ecco, in questo caso, come potete ben vedere, la linea è dritta. Potrebbe succedere che in alcuni casi ed alcuni campi non siano perfettamente lineari, quindi quando puntate il GPS ve lo dà a 45 gradi. Questa funzione vi permetterà di allineare, da come ho capito io, il mezzo o quello che si insomma vi allineerà direttamente alla capezzagna, quindi al bordo del terreno, senza dover andare avanti e indietro per tracciare la linea con la funzione punto A più B. Oh, Luciano come si sente adesso? Solo che picchia un pochettino. Vediamo un po'. Allora dovrebbe andare un po' meglio così. Devo ricordarmi di non alluccare. E allora, il funzionamento è sempre lo stesso. Abilità andana paglia con me. Già fatto. Ok, facciamo così. Vai, control X. Ecco qua, io vi consiglio di creare sempre l'andana della vaglia, perché come vi accennato prima vi permetterà comunque di poter recuperare un po' di soldini, soprattutto quando fate le missioni, i contratti per altri utenti. Poi c'è un'altra mod che sto utilizzando e che adesso mi sfugge il nome, che praticamente la trovate nel mod hub ufficiale, se non erro è solo per PC. Praticamente ogni volta che voi andate a svolgere i contratti, avrete un certo margine di percentuale di sconto su un eventuale acquisto del terreno. Allora vediamo se lo trovo qua, vi faccio vedere. Ecco qua. Allora ci sono contract setting e tutte quelle cose là, e vi faccio vedere. Vediamo se mi... ecco qua, field purchase discount. Praticamente ogni volta che voi andrete ad effettuare un lavoro sui terreni vi daranno uno sconto sull'acquisto. Io ho messo il minimo 5% e ho messo numeri di lavori completati effettivi 5, ma io vi consiglio di metterlo anche un po' più alto, perché naturalmente uno sconto troppo con pochi lavori, insomma, non è il caso. Ok, quindi questa è la mod che vi consiglio. Poi vediamo un attimo i suoni qua. Allora, in realtà io per errore, caro Luciano, per errore li ho settati più alti. Salva 909002, benvenuto nel canale, thank you. Non ho capito perché qua non si sente niente, comunque benvenuto nel canale. Poi devo vedere un po' la situazione, mi devo rivedere tutti i parametri. Allora, i parametri audio, ma dove che stanno? Dovrei averli da qualche parte qua. Non è questo. Vabbè, se non li do, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Volume 100%, non mi sembra il caso. Volume veicolo, mettiamo 50%. Ok, facciamo una prova. E vai. Ho deciso di portare questo video in live perché in effetti questa serie l'ho iniziata che era una serie dedicata a YouTube, e poi ovviamente siccome me la sono portata avanti off camera, ho detto siccome comunque me la devo portare avanti,
faccio una live, così condivido un po', faccio quattro chiacchiere con gli amici, condivido un po' questo piccolo progettino. E ovviamente questa mappa l'avete riconosciuta, è la Haute Belleron, come dice la Zappa Storta, Monsieur le Président, la Haute Belleron. L'ho modificata un pochettino con il Giants Editor e ovviamente ho fatto piccole modifiche. Infatti ho pensato di rimuovere alcune case, alcune strutture per poterci riposizionare delle produzioni, quindi un pochettino riadattarla. Ui Gaspari carissimo, anche se qua non sento l'applauso, vediamo un po', ci facciamo una bella sbattutozza di mani, vai, attenzione, attenzione. Ok, questo dice che suona, quindi tutto a posto. Caro Gaspari, buon pomeriggio, anzi buongiorno, buon sabato e buon fine settimana. Tutto Roger K, carissimo Gasperi. Mi sono preso un po' di tempo qua per riorganization, un po' il programmation. Infatti mi sono portato, a parte impegni nella vita reale, poi diciamo mi sono preso una piccola pausa e stamattina mi sono scordato di fare riscaldamento voce. E comunque giù. Ovviamente per chi si sta chiedendo perché sto utilizzando la spugnetta sul microfono, è per chi fa sia da filtro pop-up, ma serve soprattutto per rendere la voce un po' più calda, quindi va a tagliare le alte frequenze. E voglio. Quindi queste, caro Luciano, comunque grazie ancora a te, a Gaia, a Gaspari che è sempre presente, a Mr. Cayman, allora ragazzi, che caro Cayman, non mi sono dimenticato della promessa che ti ho fatto tempo fa dell'inno del tuo canale, ovvero il tuo sound alert personalizzato, ma devi sapere che lavoro un po', come si dice in gergo, aspetto l'ispirazione giusta per poter completare il tutto. Ovviamente l'idea ci sta, purtroppo a me si è rotta la spugnetta. Ma la spugnetta puoi sempre acquistarla in un negozio di strumenti musicali, la trovi anche a prezzi buoni. Infatti questo qua, sia il microfono che sta spugnetta, l'ho acquistata in un negozio di strumenti musicali che è un carissimo amico mio, che comunque si chiama Mix Sound a Frattamaggiore, sta, non mi ha pagato per fare questa cosa, però comunque, ma ci sono anche diversi fornitori di strumenti musicali. Ovviamente io vi consiglio di andare anche ad acquistare fisicamente, perché il contatto con le persone è molto bello. Poi ovviamente, soprattutto per chi, diciamo così, ha deciso di investire in Italia e soprattutto di pagare le tasse in Italia, quindi come dico sempre, sosteniamo il Made in Italy e soprattutto sosteniamo le insomma le attività, le aziende che hanno deciso di stare in Italia, ma soprattutto di pagare le tasse in Italia. Allora vi faccio vedere anche un'altra chicca a proposito di questo mezzo, sempre con la Interactive Control IC, che trovate, come ho detto, quella che ho provato io e che funziona, la trovate in kingmods.net. vi permetterà di poter fare alcune operazioncine simpatiche, vedete? Questo ci fa accendere e spegnere la luce, abbassiamo la tendina, apriamo il finestrino che non si vede, ma vi faccio vedere, ve lo faccio vedere di là, ecco, vedete?
possiamo aprire la portiera. È tutta una cosa bella. Allora ci spegniamo in mezzo, ma simuliamo proprio la discesa così. Questa mod la trovate nel mod hub ufficiale, come ho detto all'inizio, questa del camion. La interactive control c'è anche nel mod hub ufficiale, ma non sono riuscito a farla funzionare. Orzo, infatti è più scuro l'orzo. È orzo, giusto, mi sono scottato. Pare che orzo se no, orzo, sì. Thank you, Gaspari, thank you, my friend. Oh, accesi i fari? Sì, avevo accesi i fari. I farozzen. E tutzen. A proposito, saluto anche Morino, che sicuramente starà facendo carica pappadori insieme in Zumba. E voglio, chissà quante volte dirò in Zumba, ragazzi. Grazie, Gaspari. Cerco soltanto di fare un po' di light, una cosa un po' più leggera. E Gaspari intanto pazziando il ren, come si dice da queste parti, è un vecchio giovane follower del canale che insomma mi viene a trovare, diciamo che c'ha una bella media, che ovviamente quando può mi passa a salutare. È il microfono che gracchia, in realtà quello va in distorsione il microfono, e quindi è per questo che ho abbassato il preampli. Diciamo che qua devo registrare e ricapire tutti i pregi e non pregi della situazione. Ui, mister. Ah, yeah. Wow, proprio di te ho parlato prima. Mister, ragazzi. È uno di quegli amici di cui gli amici di YouTube nella serie di Trader Life Simulator 2 lo hanno sentito nominare insieme alla maggior parte degli amici, insomma insieme a Morini, quindi il mio nome è Alessandro Power Super Tac. Power Super Tac. Allora, gli facciamo anche gli onori di casa, Mister Yeah, ragazzi. Andatela a seguire anche su TikTok. A proposito, ragazzuoli, voi seguite anche i miei canali social, che sono Instagram, Facebook, TikTok sì, passate oltre a YouTube, naturalmente Twitch, passatemi a trovare. E sono riuscito un attimino a riprogrammare, quindi a cercare di fare qualcosa di diverso. Infatti mi sono fermato proprio perché ero poco ispirato e ho notato che i miei contenuti non mi piacevano. E chi mi conosce bene lo sa che quando una cosa che faccio non va bene, sono il primo critico con me stesso, quindi. E ho cambiato un pochettino la serie. Infatti questa è una serie YouTube che, detto, visto che mi trovo, ci vado avanti. Devo rivedere un pochettino tutti i parametri qua, che i sound alert non li sento, ma è perché devo riavviare Stream Elements o OBS, che quando si inserisce la stringa poi bisogna riavviare per fare il refresh. Tico. Salutiamo Mister Luciano, che un bacione a Mister Luciano che ci telefona dalla piazza e sta facendo il caffè tozzo. Thank you so much, my friend.
Grazie Gaspari, buona carica pappatoria, buon fine settimana e soprattutto voglio che stai buono, mi raccomando, sempre in gamba, mi raccomando, sempre con la testa sulle spalle, anche se so che sei un ragazzo, un giovanotto molto 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 attento, però le 13 salva, ma sei mi sembri un il nick mi sembra non mi è nuovo, ma sei per caso Salvo Farmer Official, il mitico Salvuzzo, che saluto naturalmente e che vi invito a passare nel canale sia su Twitch che su YouTube. Amici ed amiche, iscrivetevi. Uigini, stiamo dicendo un poco di cinasi che stiamo attivi. Ok, salva, benvenuto naturalmente. Oh, caspiterina, ma si intasa la annaccia, ho perso tutto quell'orzo. Oppla, Ginny, grazie, bentornata nel canale. Oppla. Mister yeah, thank you so much per i caffettozzi. A proposito di caffettozzi, ragazzi, potete anche riscattare i punti canale Alicia Gargarozzo per Pandozzo, ma ovviamente Alicia Uri Gargarozzo. A proposito di Alicia Gargarozzo, facci Alicia Gargarozzo. Ale, allora, volevo consigliarti una mod che è bellina. Allora, nel mod hub esterno devi però scaricare la Interactive Control IC. Io l'ho trovata su kingmods.net. Ti faccio vedere anche il perché. Perché ci sono alcune mod praticamente che interagiscono grazie a questa Interactive Control, che IC, che ti faccio vedere una piccola cosa. Allora, in questa serie sì, ma ci sono anche le mod, quelle lì del mod hub ufficiale, alcune sono anche per console. Allora, questa qui per esempio, questo è il camion, se non mi sbaglio, è anche per console, crossplay. L'Interactive Control invece è uno script, quindi è solo per PC. E allora ti faccio vedere una cosa, caro Ale, questa è l'Interactive Control, lì ci te la devi scaricare, assolutamente. Ti faccio vedere una cosa, guarda qui, opla, vai, vediamo un po' se funziona così. Guarda, questa fa parte. Daniele, mi di for Daniele, da un sacco di tempo che non lo vedo. Buongiorno ragazzuoli. Cazzo, mi sono messo for Daniele, il mitico for Daniele. Eccolo qua, vai. Lo salutiamo naturalmente affettuosamente e calorosamente, un saluto all'amico Daniele, ragazzioli, mi raccomando, passate a trovarlo. Abbas, Avash, voilà. Poi questa è la mod, questa mod di questo camion la trovate nel mod hub ufficiale, quindi probabilmente sarà forse solo per PC. Poi si apre qua, no, è sempre la stessa, solo che probabilmente ho stretto l'inquadratura o semplicemente sono riuscito a trovare un buon compromesso con la luce,
Il software, questo qua, che la fa andare in maniera più fluida. Ho ridotto ovviamente anche la grandezza dell'immagine. Allora, questo qua con l'interactive control apri la sponda. Ovviamente qua dovrebbe cadere tutto, ovviamente non cade, fortunatamente. For Daniele, e per For Daniele, ipipip, urrà, urrà. E voilà, e mo vediamo se ci riusciamo a prendere il frumento là, anzi l'orzo. Kioshkeshat. Nec. Mi scordo sempre che devo guardare la cosa là. Ok, grazie Luciano naturalmente di essere passato a trovarmi. Facciamo una bella sbattutozza di mani al nostro Luciano. E naturalmente vi invito a passare nel suo canalozzo. Thank you so much, my friend. Oh yes. Oppala. Grazie, grazie. È un piacere anche per me ritrovarvi, insomma, e sapere che ci siete sempre. Thank you. Buona carica pappatoria, caro Luciano. Buon fine settimana. E buon di tutto e divertiti, come dice zio Fabrizio, togliti un bello sfizio. Grande Luciano. Oppala. Adesso non mancare per altri 20 giorni è. Mister Ayaya è molto più bravo di me nel FPS, ovvero nel first person view. Ah, questo devo fare. Ah, grazie Ale. Ui, Morino, ti ho nominato all'inizio, eh? Quindi non ti preoccupare. Ragazzi, quando vi fischiano le orecchie, non vi preoccupate, sono io che parlo di voi. È sempre bene, ovviamente. E quando la modulazione è buona, si dice. Radio 5, sì, Radio 5, il segnale massimo quando un segnale o la voce è buona si utilizza il numero 5. Non ti so dire perché, però sta di fatto che nel gergo anche io, Radio 5, Santiago 5, vabbè, Santiago no, sto dicendo una cavolata. Quello si vede dall'S-meter. Quindi sì, quando l'audio è buono si dice Radio 5. A Radio Moreno sono le ore tuz e tuz. Sciamise. Ecco qua. Allora, l'orzo che ne faccio? Fammi fare un attimo due conti. Due count. Let me do a couple of counts. Allora, non è qua. Vediamo un po'. Mi pare che orzo. Beh, orzo 5.000, un po' pochino. Eh sì. Vado a mangiare. Ok, caro, buon pranzo. Ci si becca anche da te, dai. E pizza e pizza. Salutiamo Mister Moreno che ci è passato a salutare. E gli mandiamo una mitragliata di baci. Abbassiamo le tendine. Accendiamo la luce. Apriamo i finestrini. Che fa caldo. Ando, fa caldo. Che se fra le altre cose. Siamo a mese di giugno, se non ricordo male. Sì, e quindi fa caldo. Ando, fa caldo. Che poi sulla radio, cara Ginny, sto un po' pure un poco arrugginire, infatti penso che mo, beh, che il periodo della propagazione ci sta, quindi
riprenderò anche un po' di attività radio. Ah, sta andando proprio. Ah, ecco, ti stai mantenendo molto light, quindi mo là vai là e fai il secondo tempo con un po' di time out. Allora, vediamo un po' se ci sta qualche missione da fare, che così guadagniamo qualche altro euro. Allora, vediamo. Qualche trebbiatura. Mettitura, ecco qua. Allora, facciamo così. Mettiamo questo che ci dà più orzo, ecco qua. Allora, campo 43. Il 43 dovrebbe stare qua vicino, 43. Fammi vedere dove c'è. Da ste 43, mi sa che è uno di questi. Eccolo qua. No, 42. Oh, il 43 sta dall'altra parte della mappa. Vediamo un attimo. E che ho fatto un sacco di missioncine qua. Off camera. Allora, 43. Ah, ottimo, vai. Accettiamo. Ci abbiamo la trebbia che permette. Ce lo permette. Cereale CHB, ok. Vai. Poi e tuzze tuzze l'aria là. E chi non scrive tuzze tuzze non mangia la cosa che ci piace di più. Vai, scrivete un po' di tuzze tuzze, ragazzi. Scia miseria. E tuzze, mi raccomando, non tunzi tunzi. Altrimenti Moreno poi dice che non lo copiamo. Stiamo facendo una piccola live, come dice il nostro mister Aiea, un po' power super tag. No, è scritto tunzi tunzi, dai, ma no. Non si può, non si può. È scritto tunzi tunzi. Il mio nome è Alessandro. Ah. Power Super Tech. E comunque tunzi tunzi, ragazzi, non si può sentire. No, tunzi tunzi no. E tuz, ragazzi, e tuz, come quando dici e tuzza, ovvero e urta, no? E fa e tuz, e tuz. Allora, no, terzo tempo. Ah, sono passato su, se mi ha dato il posto molto nel cappuccino prima di andare alla parrucchiera. Ora pranzo leggero e stasera. Ah. Stack. Nice. Ma tu guarda un po' questo che doveva fare. Ma è il gran maestro. Il gran maestro, quello. C'è il presidentissimo. Poi c'è il gran maestro che naturalmente è il mitico Jason Farmer, ragazzi. Il gran maestro. Mancano le emoticon, schermo. Ti servono? Se ti servono, dimmi quale sono, perché se le riesco a recuperare poi te le passo. Quella è una funzione di Stream Elements. Stream Elements, sì, quelle là che ti fa vedere, si chiama Emote Wall. Emote Wall, e ti permette di praticamente di creare questa cosa qua. Io l'ho messo piccolina per non
per non sparcirla troppo. Allora. Ah. Ah, non l'avevo visto. Allora, stessa cosa, Ale, se tu utilizzi la mod GPS ti consiglio di utilizzare la funzione A più capezzagna. Mettiamo 0. Ecco, in questo caso qui a noi ci ha messo l'orientamento in modo orizzontale. Noi possiamo anche decidere di modificarlo premendo il tasto Alt e fine. Oui, Jimmy, grazie, fai buona carica Pappadoria, fai passa un strepitoso fine settimana, un buon sabbatation, naturalmente. E poi, e tutti e tutti. Ci lasciamo una bella sbattuta là di Manozzi, alla nostra Gini che naturalmente va a fare carica Pappadoria, attenti su Masce. Stai attento a Nagia. Ah, e vabbè, Gaia. Allora devi soltanto fare un po' di attenzione. Cioè, praticamente il vestitino birichino. Ciao Ginny, mangia tutto, tutto, mangia anche per me. Io poi fra poco anche io vado a fare una bella carica Pappadoria, mi finisco questa mission. O gli amici di YouTube invece, gli amici e le amiche di YouTube staranno dicendo: ma questo mangia questo, perché magari staranno guardando il video alle 3 di notte, dice: guarda questo, questo mangia questo, e c'hanno ragione. Le scarpe da seduta, Caio. Oppure chiedi a qualcuno di metterti le scarpe con il calza scarpe, com'è che si dice? Wow, quante gaffe sto facendo. Ma secondo me qua, se qualcuno mi fa le clip, le mini clip su tutte le gaffe che faccio, che sto facendo stamattina, se le metto su TikTok, secondo me la gente mi prende per pazzo. Ma che sei pazzo? Ma io so che alle pendici del Monte Cucco c'è l'azienda agricola I Piani Bio, ragazzi, che naturalmente, amici ed amiche di YouTube, come ben sapete, vi invito a visitare il loro sito www.ipianibio.it, come dico sempre, visitate, ma soprattutto acquistate, perché il vero cibo biologico italiano lo trovate dai Piani Bio e Lash. Vai, che mister Aiea qua è più esperto di tutti quanti noi. Il chine ampio di gonna e sola e spalle. Ah, aspido, la nostra Gaia farà faville, scintille. Alla faccia del bicarbonato di sodio, come direbbe Totò. E qua Ale, più che tac, qua ci vuole il power super tac per la nostra Gaia, eh. Se mi sento bella elegante, ragazzi, un bel power super tac per la nostra Gaia. Hashtag power super tac. Come lo scrivete, va benissimo. Basta che power super tac. Oi, ecco qua, mi sono fermato giusto in tempo. Allora,
spegniamo, altrimenti qua consumiamo il gasolio. Per gli amici di YouTube che non hanno ascoltato il sound alert di Aleasso, dovete sapere che i miei sound alert, la maggior parte, anzi tutti i sound alert che registro sono praticamente sono tutta una serie di improvvisazioni e poi dopo diciamo che creo la bozza, poi dopo cerco di dire quello che si può fare, eventualmente qualche modifica, solo che praticamente con il sound alert di Mr. Aiea dato che non all'inizio non avevo capito, ho pensato come chiudere, allora ho fatto il ho creato il vibrato tipico, diciamo così, della musica partenopea, ma molto utilizzata anche nella musica italiana, ovviamente non è con la lettera V, non è con la lettera V, ma è il vero vibrato di gola, e quindi ho messo questa VVV finale e poi ho detto ma fammi vedere un pochettino con me. Poi dopo ho detto siccome Mr. C'ha la voce come il famosissimo Lorenzo Cherubini, ho detto ma fammi vedere un pochettino di metterci qualcosina di Power Super Tac. Ho detto Izzomotto e Power Super Tac, vediamo un po' come viene. Così l'ho riascoltata, l'ho rincisa, ci ho messo queste, alla fine ho visto che tutto sommato era carina, però ho detto ma vuoi dire che Ale magari si offende, cioè ho temuto il peggio, no? E quindi ho detto magari Ale se la prende perché imitò la sua pronuncia. E devo dire la verità, quando lui l'ha ascoltato invece mi ha stupito perché ha apprezzato l'ironia, ma l'ironia rispettosissima, e quindi poi c'è stato questo il finale che voi naturalmente conoscete, che c'è un'imitazione fatta diciamo molto alla buona di Mr. Aie, perché Mr. Aie è inconfondibile. Qui Riccio, buongiorno, buon sabato. Grazie Riccio, buona carica pappatoria e buona continuazione di giornata. Facciamo una shootout a volo pure a Mitico, a ogni Riccio e Nucaprisce. Allora Riccio, so yes, gli facciamo anche una bella sbattuta. Da passare anche nel canalozzo del nostro Riccio, perché come diceva una famosissima canzone di Domenico Modugno, e ogni Riccio nucca Riccio tutto yes. Oh Kaiman, grazie ancora per essere passato a salutarmi. Naturalmente amici di YouTube e amici di Twitch, vi invito ad iscrivervi al canale dei Kaiman Lore, che Lore, mi raccomando, e come dico sempre, attivate le notifiche e salutatelo da parte mia. Grande Kaiman, grazie ancora per la bella sorpresa, per la compagnia, ci si becca da te naturalmente per ribaltarci dalle risate, non solo. Ciao Kaiman. Chi è Lore? Kaiman è Lore. Andatela a seguire, perché chi non segue Kaiman non mangia la papaya. A proposito di estate, ragazzi, ma amici ed amiche, qual è la vostra stagione preferita? L'estate, l'inverno, l'autunno, la primavera? Scrivete nei commenti, fatemelo sapere. La mia ovviamente, come
Come Gaia io preferisco l'estate, ma anche la primavera, quella primavera che c'era, diciamo così, qualche anno fa, perché adesso non esistono più le quattro stagioni, quindi diciamo che si passa da un'estate a un inverno, una primavera, primavera invernale. E quindi diciamo che i tempi sono un po' così, un po' ballerini e pazzerelli. Effettivamente, caro Riccio, ci sono molte persone che il gelato lo gustano anche d'inverno. Ed effettivamente, ragazzi, se voi ci pensate, la temperatura all'esterno d'inverno è freschetta. Il gelato è come se uno mangiasse qualcosa a temperatura ambiente, ragazzi. Se voi ci pensate, è tutto a temperatura ambiente. Quindi Riccio effettivamente non c'ha tutti i torti. È come mangiare e bere, che ne so, un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. E questo ci avevo pensato. I gelati. I Francesco. Mi sa che Zia Tapp non la sa la storia. Ah, vabbè, che Gaia, magari me la racconti con un messaggio in privato. Credo di aver capito il filone. Le fil rouge, come dicono i francesi. Ho capito, credo di aver capito che si è squagliato gelato, come si dice da queste parti, si è sciolto. Sciolto è andato tutto un gullo. Vai. Facciamo i professionali, facciamo finta di aprire la portiera qua. Allora, apri la porta. Oh, che ha fatto, accesa la luce. Ecco qua. Peccato che non c'è l'interazione con la chiave, però se consideriamo che se non è, me la vuoi raccontare, vai. Dicevo, spero che in futuro qualche modder permetta l'interazione anche con le luci, queste cose qua. Una mod che interagiva, che si poteva interagire con la IC, l'ho trovata su Farming 19 ed interagiva un po' su tutte cose, quindi tutto a posto. Però mi sto pensando che qua forse mi conviene cambiare l'orientamento. L'orientamento, yeah. Ok Ale, cerco di fare un passaggino veloce, anche se per me il sabato, diciamo il fine settimana è un po' particolare. Comunque cercherò, se non ci vediamo in questi due giorni, poi ovviamente farò un saltino, penso. Sicuramente settimana, quindi dal lunedì, quindi mister e tutti mi raccomando, guaglioni, amici ed amiche anche di YouTube, andate a seguire mister Aneasso, che lo trovate nei canali consigliati insieme agli altri canalozzi consigliati. Thank you so much. Grazie Ale, grazie per i caffettozzi, ottimo. Dopo devo andare a preparare il caffè, ragazzi, perché il pomeriggio senza la carica caffeina scicala la palpebra e si diventa poco attivi, ipoattivi. Noi dobbiamo essere iperattivi. Ciao Ale, grazie ancora di essere passato. Vediamo un po', gli facciamo anche una piccola presentazione a mister Aiea. Ragazzi, che poi andate a seguire il canale di mister Aiea, perché a quanto pare ha messo la web, ragazzi. Ebbene sì, ha messo la webcam, ha messo la telecamera, e quindi solo anche per questo motivo io vi consiglio di andare a vedere le sue lives.
oltre naturalmente ad essere una persona simpatica, educata, anche se ogni tanto gli scappa zio, com'è il motto, zio, zio. Comunque è un simpaticone, datela a seguire ragazzi, mi raccomando. E naturalmente quando vi iscrivete al suo canale mandategli i miei saluti. Ovviamente leggete bene la chat, perché se il regolamento di un canale non prevede che si possa fare il nome di un altro streamer, allora bloccatevi e non infrangete le regole, mi raccomando. Allora, io mi faccio una liscia Gargarozzo strategica, poi naturalmente voi potete farlo fare anche a Pandozen, ma lo faccio anche io a liscia Gargarozzen, ja. Ich gehe nach Roma zu fahren. Ja, ja. Kommt die Schmarina, ihr Fahrer. Alicia Kakarotten. Cheers, saluten. Alicia, grazie mille. Tutti a tavola. Buon pranzo. Buon weekend e tutti. Grazie ancora di essere passato in sanità. Leggiamo un po' il messaggino della nostra Gaia. Mangiando il gelato e parlando ad un certo punto, non so cosa è successo, mi sono ritrovata la crema al cioccolato sulla tastiera, sul cello, sulla scrivania, ed io ridevo come una pazza, e lì c'era anche Ale. E lì è diventata una comica, ogni tanto mi esce sta... Ah, ma forse mi sa che quel giorno c'ero, o forse ho visto il tuo video, perché mi ricordo che... Ora non so se... ma per caso hai scrollato pure un pochettino, per caso, perché mi sa che forse ho... Mi sa che forse c'ero, mi sa. O se non c'ero, ho visto una clip, credo. Mi sa che forse c'ero, ma non me la ricordo, che è passato quasi un anno. immagino. Fortunatamente ragazzi la tastiera è coperta, ma se fosse stata qualche altra cosa con la scheda elettronica scoperta, mamma mia, sarebbe stato un bel problema, veramente un problemone. Il problema. Allora mo entriamo nel camion, facciamo il real life come fa il nostro mister Aieie. Aprisci, salisci. Allora dobbiamo andare a... Oh, qua ho esaurito anche lo spazio per le gallinozze, facci la miseria. Allora vediamo un attimo una cosa. 13 mesi, sì, un annetto. Allora, dove le dobbiamo consegnare? Montacarichi, GCHB, ok, sta qua dietro. Allora, chiudiamo il tendone perché possiamo perdere anche un quantitativo di materiali. Allora, a proposito di materiali, se voi ci avete fatto caso, per quanto riguarda la trebbiatura, e quando voi trebbiate, quando c'è pioggia, voi trebbiate, vi arriva un avviso che vi dice che trebbiando sotto la pioggia si rischia di perdere i contenuti, diciamo così, si rischia di perdere raccolto, ed effettivamente è così. Quindi io vi consiglio la mod, questa qui, che trovate nel mod hub ufficiale, non so se c'è anche per console, che praticamente vi dà i dettagli dei contratti, e vi dico ad esempio qui che per completare la missione occorrono 79.800 litri di orzo. Questa mod qui è utile perché, facendovi due conti, potrete capire eventualmente se e perché una missione non la riuscite a terminare. Poi, cosa importante, se vedete che una missione non ve la fa completare, cioè che non vi dà il 100%,
Leggete bene perché potrebbe essere collegata ad un'altra missione a sua volta, ovviamente con lo stesso prodotto. A me è capitato off camera e ho riscontrato questa cosa. Quindi vi consiglio di fare molta attenzione, di utilizzare questa mod, perché ovviamente vi permette di avere tutto sotto controllo. Mia sorella russa, anche il cane, stanno facendo il concerto. Vabbè Gaia, quella quando c'è la stanchezza è così, però vuoi sempre regalarle i cerottini, quelli lì che si applicano al naso, perché diciamo che pure io quando sono particolarmente stanco ci vado di vibrazione di gula, e quindi pure io ogni tanto, come si dice dalle mie parti, ci rongo una bot, nel senso che faccio i vibrati di gola con i bassi, anzi con i subwoofer. E quindi falle fare il riposino pomeridiano, perché se sta meno stanca la sera, poi ovviamente ci va meno di vibrazioni e ti fa meno il concerto. Salutiamo anche la sorella della nostra Gaia. Ciao sorella di Gaia. Ah, ovviamente vi dice anche quando dura sta missione. All'inizio, vediamo, allora vi faccio vedere. Questi sono i soldi. Questo è il tempo e ci dice che... Ah no, questo è quanto prende già dura. Orzo to go. Ah, lo dice prima di selezionare la missione. Vediamo un attimo se è così. Ecco qua, vedete? Vi dice anche il tempo. Quindi tempo stimato 25 minuti. Vi do tutta una serie di informazioni. Questo riguarda il lato economico. Questo. Quindi io vi consiglio questa mod, che la trovate nel mod hub ufficiale. Contract info mi pare che si chiami questa mod. È utilissima. Quindi Ale, pure tu quando per esempio vuoi fare un video più corto, una live un po' più breve, magari con questa mod qua tu puoi vedere la missione che, o se vuoi fare più missioni, questa è una mod che ti permette di farti due calcolini, e non sono quelli che vengono quando uno non beve l'acqua. Ti fai due calcoli e vi fate due calcoli e vi rendete conto se potete, che ne so, registrare due missioni o piuttosto una missione. Insomma, è fatto veramente bene. Ho fatto anche un po' di presentazione oggi qua. È bello grosso sto campo, mi sa che poi me lo continuo off camera, perché vado avanti magari registrando la serie. Quindi ragazzuoli, io approfitto anche naturalmente per ringraziare tutti quanti voi che mi siete passati a salutare. Quindi ringrazio Kaiman, ringrazio Riccio, ringrazio la nostra elegantissima e mitica Gaia, ringrazio Mister Aieie, non si può mancare il saluto a Mister Aieie, ringrazio Moreno, Kaiman l'ho salutato, mi sono scordato, Kaiman, mo facciamo... Ah, poi c'è, ringrazio anche il nuovo iscritto, Salvo, vediamo, siamo ai titoli di coda, allora, ringrazio Ginny, la nostra Ginevra, per essere passata a salutarmi. Chi altro c'è? Vediamo un po'. Moreno l'ho salutato, Luciano. Ok. Babbo, allora ragazzuoli, per gli amici di YouTube naturalmente, ma anche gli amici di Twitch, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare il cibo biologico italiano da I Piani Bio, e naturalmente un link che vi permetterà
di acquistare giochi scontati, giochi multipiattaforma scontati fino al 70%. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e state buoni, grazie.